Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale. Allora, oggi sono qui per recensirvi un fondotinta che ho ricevuto dalla profumeria siciliana di Palermo, nello specifico la profumeria del Corso, situata nello specifico a Corso Pisani numero 60A a Palermo. Allora, innanzitutto ci tenevo a ringraziarli perché mi hanno fatto scoprire un prodotto davvero fantastico, soprattutto in questo periodo in cui cercavo un buon fondotinta. Nello specifico parliamo del fondotinta di Mesauda Magic Wand. Io l'ho ricevuto nella tonalità C20, eccola qui, e nella tonalità C60. Allora, sicuramente il C20 è quello più adatto a me perché appunto rispecchia perfettamente il colore del mio incarnato. Per quanto riguarda il pack, abbiamo la sua scatolina con all'interno il prodotto all'interno di un contenitore di vetro opaco. Devo dire che il pack risulta molto 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 curato e per quanto riguarda l'applicatore abbiamo questo genere di spugnetta. Possiamo applicarlo direttamente sulla nostra pelle, che deve essere perfettamente detersa ed idratata, e soprattutto per non compromettere la flora batterica del contenuto del fondotinta. Oppure possiamo applicarlo direttamente sulla spugnetta o sull'eventuale pennello che utilizzeremo per diffondere il fondotinta sul viso. Il presupposto di questo fondotinta, per l'appunto Magic Wand, è quello di fungere sia da fondotinta che da correttore. E se queste sono le premesse, io direi di mostrarvi direttamente l'applicazione. Allora, pronti a testare questo fondotinta? Ho preparato un pochino le labbra con un velo di burro cacao. Proseguo con il voiceover per essere un pochino più precisa. Dunque, procedo con l'applicazione della tonalità C20, che mi sembra perfetta per il mio incarnato. Dunque, questo è l'applicatore. È un applicatore che presuppone una pelle perfettamente detersa ed idratata, in quanto va a diretto contatto con la pelle del viso, quindi appunto per non compromettere troppo la flora batterica dello stesso prodotto, la pelle deve essere perfetta. In questo caso, per l'appunto, io l'ho preparata con la mia skin che è routine abituale. Dunque procedo con la stesura del prodotto utilizzando uno dei miei pennelli di Zoeva, di un set che ho acquistato nell'ultimo periodo, anche se di solito mi piace applicarlo anche con le stesse dita, mi piace stenderlo con le dita perché ne utilizzo un po' meno di quanto vi sto mostrando in questo video e trovo di un effetto molto naturale, ma in questo caso cercherò di essere un po' più professional per voi. Dunque, la colorazione così mi sembra perfetta. Staremo a vedere se si ossida un pochino, ma anche se fosse non credo ci sarebbero particolari problemi. Essendo modulabile, lo stratifico un po' anche sulle occhiaie, che oggi si prestano perfettamente a questo tipo di test, in quanto sono in una situazione disastrosa, poiché nell'ultimo periodo sto dormendo davvero poco e la pelle sta cercando di comunicarmelo in tutti i modi. L'effetto finale mi sembra quello dell'incarnato di una bambola di porcellana, quindi meraviglioso. Se siete anche voi interessati a provarlo, vi consiglio di utilizzare il mio codice sconto RITA10 presso lo shop online della profumeria del Corso. Troverete tutti i link giù nel box informazioni. Procediamo con il completamento del trucco. Applicherò la mia cipria e ci vediamo tra qualche istante per le considerazioni finali. Allora, ovviamente ragazzi, il trucco l'ho completato. Allora ragazze, oltre al fondotinta Mesauda ho applicato anche il mio rossetto liquido preferito dello stesso brand, ossia Pavlova. È il mio rossetto preferito della vita, l'ho indossato anche il giorno del mio matrimonio. E allora, cosa dire? Ora che ho applicato anche la cipria e ho completato il trucco con un po' di contouring, di highlighting e un po' di blushing, mi ritengo davvero davvero soddisfatta. Cioè, io adoro. Allora, per quanto riguarda la cipria, ne ho applicata un po' meno del solito perché è un fondotinta che si aggrappa perfettamente alla pelle. Subito dopo l'applicazione non risulta particolarmente appiccicoso, quindi io quando sento che la grana è perfetta e
non appiccica al tatto, è il momento di finire con la ciglia per quanto mi riguarda. Quindi questo fondotinta è davvero fantastico, considerate che io non ho correttore, cioè io avevo delle occhiaie assurde e adesso non le ho più, è qualcosa di meraviglioso. Quindi ritengo che sia un fondotinta adatto a tutti i giorni, perché possiamo saltare lo step del correttore. Io quando siamo di fretta ogni minuto è prezioso per quanto mi riguarda. E ha eliminato tutte le varie discromie e i vari rossori. Devo essere sincera, in questo periodo fortunatamente non ho particolari imperfezioni, domani mattina mi sveglierò con la pelle piena di brufoli, ma mi ritengo davvero super 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 soddisfatta, mi piace davvero tantissimo, davvero un sacco, credo che sarà il mio nuovo fondotinta della vita, mi piace davvero molto. Queste ovviamente sono le mie prime impressioni, vi aggiornerò nel corso dei prossimi video, nel caso appunto dovessi aver cambiato idea su qualcosa, ma non mi risulta. Ah, leggermente ossidato dopo l'applicazione, ma meglio, perfetto, perché così si è accordato perfettamente con il mio incarnato. Ragazze, non ho altro da aggiungere sinceramente, perché a me questo prodotto piace davvero da morire, mi piace davvero molto. Ci tenevo a mostrarvi anche il risultato finale dopo aver completato il trucco, per capire l'effetto anche con le varie polveri per il viso, e devo dire che si stendono perfettamente. Anche questo è un fattore da non trascurare, e in questo caso direi che accoglie perfettamente le polveri, che sono a mio parere ben accordate. Quindi fondotinta assolutamente approvato. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha avuto già l'opportunità di provarlo, io ne sono davvero felice. Fatemi sapere il vostro riscontro, soprattutto in base alla vostra tipologia di pelle. Secondo me è un fondotinta che va abbastanza bene sia per pelli secche che per pelli miste, perché non risulta né particolarmente costoso né particolarmente liquido, perché io oggi l'ho applicato col pennello, nei prossimi giorni proverò anche di applicarlo con le dita, perché è la modalità che, vogliate perdonarmi, la modalità che utilizzo io ogni giorno, e voglio vedere quale differenza ci sia. E niente ragazze, io vi ringrazio per essere arrivate fino a questo punto del video. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella se volete ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Ho una pagina su Instagram dove vi invito a seguirmi, e anche una paginetta su Facebook dove per l'appunto vi aggiorno sull'uscita dei nuovi video e le varie novità. E niente ragazze, se vi fa piacere lasciatemi anche un bel like, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Bye!